Dalla separazione delle carriere all'affermazione dello Stato di diritto, tante le riforme in campo e tante le riforme discusse in quest'ultimo periodo. Ne parliamo con l'onorevole Francesco Paolo Sisto. L'ultima riforma contestata è quella del cosiddetto codice antimafia. Ci dica il suo parere. Il Presidente Migliucci ne ha parlato ampiamente nella sua relazione. Io mi sono battuto come un leone contro tutti questi provvedimenti che mortificano questa legislatura. Per fortuna si avvia a termine, ma è stata la peggiore legislatura forse degli ultimi 20 anni dal punto di vista della legislazione penale. Contro il processo penale, laddove abbiamo visto un allungamento dei tempi di prescrizione in barba al 111 della Costituzione, e un processo senza imputato, un altro mantra di questa pseudo riforma. Poi abbiamo il diritto delle pene oltre la stessa vita degli imputati, pene fuori misura, irragionevoli, molto spesso allo scopo di allungare i termini di prescrizione, e da ultimo la ciliegina sulla torta, ma secondo me quella più amara, le misure di prevenzione, come sono state rilette tra virgolette nel codice antimafia, laddove il sospetto può diventare presupposto per l'applicazione di queste misure in delitti comuni come quelli contro la pubblica amministrazione, con una aggravante in senso tecnico, che si parte dall'associazione per delinquere. L'associazione per delinquere è un reato, diciamo, volubile, friabile, può essere favoreggiamento, può essere, diciamo, sminuzzato in tante situazioni, concorso nel reato continuato, quindi diciamo che si aumenta il tasso di incertezza e si dà la possibilità a chi ti applica la misura di prevenzione personale o patrimoniale sul presupposto di essere un associato di dire: scusate, mi sono sbagliato, perché a fine corso poi magari si scopre che non c'è reato, quel sospetto non era neanche legittimazione all'iscrizione nel modello 21. Quindi una norma pazzesca, una norma non incostituzionale, di più se si potesse usare una superfettazione della parola incostituzionale. Che cosa fare? Questo è il problema. Adesso è legge e noi abbiamo fatto una pressione notevole sul governo per una modifica, ma non soltanto noi, e sono note le posizioni di Cantone ed altri, proprio in una interlocuzione privata, questa diciamo così, difficoltà di digestione di una missione impossibile. È stata confermata. Io credo che l'avvocatura debba resistere, far passare un po' di tempo, sperare che cambi l'assetto della lettura dei fatti penalmente rilevanti e che si passi da un processo PM-centrico, si restituisca alla difesa quella dignità che ha perso. Perché ha perso? Perché si pensa e si è pensato in questa legislatura, dai guru che hanno gestito il legislativo di questi anni, che l'efficienza del processo penale passa attraverso la mortificazione dei diritti della difesa. Più efficienza, meno difesa. Contro questo bisogna innestare una battaglia culturale quotidiana, magari con l'aiuto dei magistrati. Io sono convinto che i magistrati, i giudici soprattutto, sono estranei a questa logica e che subiscono più che invogliare, perché nessun giudice ha interesse ad un processo che abbia il pubblico ministero come punto di riferimento. Il giudice è all'apice, al vertice del triangolo che vede accusa e difesa, si diceva una volta, in parità di condizioni. Ecco, io penso che con l'aiuto della buona magistratura, che è tanta, e soprattutto con una compatta reattività dell'avvocatura che si traduca anche in iniziative politiche, parliamoci chiaro, il terreno di queste cose è il Parlamento, i risultati dovranno, nell'interesse dei cittadini, essere raggiunti. Io combatterò per questo insieme a me e tanti altri. Onorevole, il titolo del congresso è Voltiamo pagina. L'avvocatura è pronta da tempo a voltare pagina. Ci auguriamo che anche la prossima legislatura sia pronta a voltare pagina sulle riforme? Guardi, non abbia dubbi, se qualcuno di noi sarà nel Parlamento, come io mi auguro, almeno per le intenzioni, non tanto per le persone, io sono convinto che ci sarà una strenua battaglia per ripristinare il danno che ci è stato creato. Ma non a noi, guardi, l'avvocatura è soltanto al servizio dei cittadini, alla difesa dei cittadini, è un processo che sia equo, che sia giusto, che sia in condizioni di distribuire dei progetti di sentenza che possono essere di accusa, possono essere di difesa, ma siano progetti di sentenza che vengono da parti che abbiano gli stessi diritti. Camere Penali TV ringrazia l'onorevole Sisto. Grazie a voi.